Buongiorno Giulia. Buongiorno Oliviero. Siamo di nuovo al Litigi Studio a San Lazzaro. Dopo una breve pausa pasquale, spero tu ti sia riposato e che anche i nostri ascoltatrici, nostre ascoltatrici, cioè, dalla parità di genere alla confusione di genere, siamo fluidi. È totale, ma va bene così, cioè, almeno ci prova anche ad essere professionale, iniziare, niente, non ce la facciamo. Allora, a questo punto introduciamo i nostri e le nostre ospiti. Buongiorno Lorenzo Cavrini. Buongiorno. Buongiorno Nicola Bonazzi. Buongiorno. Buongiorno Micaela Casalbori. Buongiorno. Buongiorno Roberta Parrella. Buongiorno. Buongiorno Marco Martinelli. Buongiorno. Però adesso devi spiegare, vabbè, Nicola Bonazzi e Micaela Casalbori sono fondatori dell'ITC, eccetera, 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 e sono già stati ospiti più volte del Caffè di Bolzano. O meglio, siamo noi stati ospiti. Cioè, sì, anche qui adesso ci perdiamo anche qui su chi ospita chi. E chi ospita di chi? Potremmo lanciare la nuova hit di Annalisa dell'estate, attenzione, chi ospita chi? Va bene, fermati. Perché nel frattempo ci stiamo anche preparando all'Eurovision, ma questa è un'altra storia. Allora, Marco, Roberta e Lorenzo, chi sono? Perché sono qua, Giulia? Perché siete qua? Perché stanchi di vedervi al di là, abbiamo deciso di venire al di qua. No, ma vedo che la situazione continua a complicarsi, abbastanza... Allora, come forse voi sapete, con Giulia abbiamo condotto una serie di incontri che si chiamano Le parole del teatro qui a ITC San Lazzaro, o ha anche un altro nome. La compagnia è il teatro dell'Agile, no. Le persone che organizzano. L'ITC Teatro di San Lazzaro è il teatro della cittadina di San Lazzaro di Savena, dentro a cui noi organizziamo questa stagione teatrale. E all'interno di questa stagione ci sono questi incontri che noi facciamo con un gruppo di spettatori del Teatro dell'Agile, di cui Marco, Roberta e Lorenzo fanno parte. E ieri abbiamo parlato, Giulia, di... Colore. Il colore e il teatro, ed è stato molto interessante dal mio punto di vista, spero anche dal vostro. Sì, è stata una parola lanciata un po' anche per provocazione, per vedere che cosa veniva fuori. La nostra idea iniziale era una mezz'oretta dedicata alla parola e poi rilanciare per un brainstorming dedicato alla stagione prossima, perché abbiamo già questa anticipazione che molto probabilmente ci rivedremo anche nella stagione 24-25, però in realtà alla fine è stata un'ora intensissima, volata, dedicata proprio a tutta la parola colore, e sono venute fuori molte sfumature, molte nuance differenti. Però sono venuti fuori anche dei nanetti interessanti sui diversi colori che portano fortuna o sfortuna nel teatro. Parliamo d'altro, perché non ti conviene, Giulia. Oggi non mi conviene. Non ti conviene, per ovvi motivi. Chiunque ci vede e sa un po' come funziona il teatro capisce perché di questo tema è bene non parlare. Che hai visto questa settimana di bello? Il mare. Questa settimana, scusatemi, io mi sono presa qualche giorno di relax, in realtà ho lavorato, però ero al mare, quindi quando mi stancavo uscivo e andavo a fare una bella passeggiata al mare. E tu cosa hai visto invece? Io ho visto due spettacoli questa settimana, ho visto The City con la regia di Alessandro Gassman al Teatro Eletto, lì si conferma l'interesse di Alessandro per la drammaturgia contemporanea, anche la capacità di lavorare sui testi contemporanei. E poi ho visto l'altra sera Berenice con Isabella Gianni e la regia di Romeo Castellucci, che c'è ancora oggi pomeriggio al Teatro della Biennale. Non dico nulla, non faccio spoiler, perché so che qualcuno lo deve ancora vedere. Però poi quando l'avete visto ne discutiamo. Anche lì, a proposito di colori, ci sono delle notazioni interessanti sui colori che utilizza Romeo Castellucci in questo spettacolo. E io girerei la domanda anche alle nostre ospiti, ai nostri ospiti. Che cosa avete visto, fatto? Volete consigliare qualcosa a chi ci sta ascoltando? Anche non teatrale. Beh, partiamo da ieri, direi. Da ieri. Io partirei allora, da ieri. Lo spettacolo che all'interno del cartellone dell'ITC abbiamo visto Belova Iacobelli
artista russa e artista cilena che si sono messi insieme, ci hanno anche spiegato, perché dopo abbiamo avuto il dibattito con la compagnia condotto da Nicola e tradotto dalla Micaela, e quindi si sono messi insieme, hanno fatto residenze, in questo momento credo che risiedano in Belgio, se ho capito bene, sì. Esatto, e abbiamo visto questo spettacolo su Cecom. Lo spettacolo si chiama Chaika, che è Il gabbiano in russo, cioè il titolo originale del gabbiano di Chekhov, e beh, insomma, un grande, proprio bello spettacolo, commovente, ecco, devo dire. Commovente. Posso chiamare in causa la prima delle nostre ospiti, che è Margherita Kripax, che è in collegamento da Milano. Buongiorno Margherita. Buongiorno a tutti. Tu hai visto lo spettacolo, Chaika? Sì, l'ho visto un anno fa. Sì, è commovente, è giusto questo aggettivo, perché se vogliamo c'è, è strano perché è una lettura di Chekhov, di Chaika, un po' ironica, ma non spiacevole, perché è un'ironia affettiva che punta all'affettività. E poi, diciamo, i personaggi, mi sembra, poi ditemi voi che impressione avete avuto, perché la genialità di questo burattino attaccato al corpo dell'attrice, il burattino rappresenta la famosa Arkadina, cioè l'attrice affermata ma in declino, perché ormai non più giovane, che è la mamma del protagonista, eccetera. È piuttosto impressionante, abbastanza commovente, però diciamo mette l'accento solo su alcuni punti cruciali della pièce di Chekhov. Però benissimo. Ovviamente, trattandosi poi di, diciamo, monodramma centrato sulla figura della protagonista, è anche una lettura critica del gabbiano, perché viene fuori molto con grande forza il rapporto tra il testo di Chekhov e l'Amleto di Shakespeare. C'è un altro gabbiano che ha volato, che sta volando nei cieli del teatro italiano in questi mesi, e il sottotitolo è Chaika, ma il titolo è Come tremano le cose riflesse nell'acqua, con la regia di Liv. Buongiorno Liv. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, intanto io comincerei a chiederti perché questa passione per Chekhov oggi, che cosa ha da dirci un drammaturgo che è scomparso tantissimo tempo fa, che ha vissuto in un mondo completamente diverso dal nostro, oggi in questo 2024? Ma io credo che Chekhov sia un autore che tratta temi esistenziali, per cui temi che non invecchiano di fatto, e lo fa con una scrittura che, quando si approccia poi a una traduzione del testo che ti avvicina a quello che è stato scritto e magari ti chiarisce anche alcuni passaggi storici, geografici, che sono quelli che poi tendono a far sentire una certa lontananza rispetto alla nostra contemporaneità, allora diventa ancora più chiaro che quello di cui parla, proprio tra le pieghe delle sue parole, che sono parole molto vive sempre e anche molto che si ammantano di una sorta di poetica quotidianità, te lo rendono molto vicino. Io personalmente ho sicuramente una passione, ma credo come tutti i teatranti, perché Chekhov, quando lo leggi, sia nei testi teatrali, sia nei racconti, sia nelle altre sue scritture, lo senti come qualcuno di familiare, cioè qualcuno in cui ti riconosci, qualcuno che quando parla sembra che ti stia parlando a te, ti parla direttamente. Per cui è un autore che personalmente tratta dei temi che a me colpiscono, ma penso che sia una sensazione che hanno tutti quelli che si avvicinano a lui, credo. Non so se sbaglio poi. Da cecoviano perso, non posso che sottoscrivere tutto quello che hai detto. Però al contempo tu hai sentito la necessità in qualche modo di riscrivere il testo di Chekhov, e anche in parte di attualizzarlo attraverso una lettura generazionale, perché hai visto dalla parte dei giovani in qualche modo il gabbiano che hai portato in scena. Diciamo che sicuramente il protagonista del gabbiano a cui io ho messo mano è Kostya, è il figlio, nella riscrittura è più genericamente denominato il figlio, e quindi c'è questo protagonista che è uno sguardo di un ragazzo, di un giovane, che poi non è neanche così giovane come nel gabbiano originale, è un po' più grande, intorno alla trentina, è qualcuno che già in qualche modo scrive, non è affermato, e che ha la
come dire, l'aspirazione di portare una scrittura innovativa anche in contrasto con quello che è il portato teatrale che rappresenta la madre, la grande attrice Arcadina, che appunto nella mia scrittura è denominata la madre in maniera più generica, ma per mettere il fuoco sul rapporto intimo tra figlio e madre, cioè questo scontro tra due modi di portare, di pensare all'arte, che però si, diciamo, si deflagrano nel conflitto familiare, intimo, personale, che anche credo universalizzi il tema, perché magari il tema della scrittura e dell'arte non, come dire, non va a toccare tutti in prima persona, mentre un rapporto relazionale così intimo, familiare, è anche un po' una chiave per raccontare a chi è distante dal teatro di che cosa parla il gabbiano. Io ho sovrascritto in qualche modo, si potrebbe parlare più precisamente di sovrascrittura, perché è come se la mia scrittura si appoggiasse sopra al testo originale, in alcuni casi scrivendo delle scene che non esistevano nell'originale e in altri casi andandole a modificare, anche proprio spostandole all'interno della struttura del gabbiano. Non ho sentito l'esigenza di modificare il gabbiano di per sé. Io quando lavoro con un autore su un autore è come se mi facessi in qualche modo da tramite e cercassi di portare avanti una tematica che in quel caso lì era per me il riconoscimento, la richiesta di riconoscimento prima materno, per poi essere, come dire, riconosciuto come essere umano e come artista, e attraverso lo studio di quell'autore, incamerando sue tematiche, sue modalità di scrittura, cerco di riscrivere un testo che è qualcos'altro, ma che è fortemente attaccato all'originale, almeno nelle intenzioni c'è questa volontà. C'è una, Marco Martinelli, che ha una domanda, ma prima te ne faccio una io. Quando hai fatto la riscrittura, hai pensato agli attori che avrebbero interpretato i vari personaggi? Era la tua domanda? Abbastanza perché, esatto, anche. No, perché appunto, allora, innanzitutto va detto, spettacolo molto bello, almeno per me, anch'io sono, come dice, cecoviano anch'io, insomma, per i gusti del teatro. Cioè, ho visto anche l'incontro che avete fatto al Piccolo in streaming e diciamo che c'erano due generazioni di attori, no? Allora mi interessava scegliere, capire come avevi scelto gli attori, diciamo, giovani, no? Appunto, Oliviero diceva, c'è una reinterpretazione da un punto di vista generazionale e, tra virgolette, maturi, sono anche più giovani di me i maturi, quindi per carità, quindi non è nessun niente di, ecco, quindi mi interessava questa lettura. E se posso aggiungo questo, una cosa che ho trovato bellissima dello spettacolo è il ritmo, un ritmo pazzesco che ricorda a volte quello che diceva Chekhov nelle sue lettere, dicendo che doveva essere un ritmo da vaudeville addirittura, mi sembra che dicesse. Quindi chiedevo queste due cose, se come si sarà capito, Marco Martinelli, omonimo di Martinelli, del Teatro Eabe, è il direttore artistico occulto del Teatro dell'Arte. Giro, vorrei... Vai. Ma prima una cosa, perché io ho pochissima memoria, mi si fa una domanda e dimentico la risposta mentre sto. Però, dicevo, nel senso che è una visione generazionale, cioè diciamo il protagonista è il figlio, quindi è vero che è il giovane, però per me il gabbiano, sia nell'originale sia nella mia sovrascrittura, è un testo molto corale, per cui non credo che prevalga di per sé il punto del giovane, ovviamente dei giovani, certo che c'è il punto di vista di lui che è il protagonista, come appunto nel testo che tutti conosciamo. Però in qualche modo ci sono anche tutte le motivazioni, come dire, anche le ragioni degli altri, anche della generazione che lo precede. Cioè, io credo che Arcadina non abbia torto o ragione, è semplicemente portatrice di un'altra visione. E in qualche maniera, mentre scrivevo, mi sentivo di essere d'accordo con tutti. Non so, è una sensazione strana, perché quando scrivo un testo solitamente c'è un personaggio che effettivamente mi colpisce più di un altro. In questo caso devo dire che non c'era, cioè nel senso tutti, anche il dottore, mentre lavoravo sul dottore mi sentivo dalla sua parte, ero continuamente dalla parte di ognuno, cioè ogni volta che andavo a lavorare su qualcuno ero dalla sua parte. Questo credo sia il grande merito di Chekhov, di scrivere i personaggi così bene che in qualche maniera tutti, quando li leggi o quando li guardi, quando li studi, sei dalla loro, capisci le loro ragioni, al di là che possono avere torto o ragione per gusti personali. Rispetto a, sì, ho lavorato con gli attori, nel senso che io non solo ho scritto pensando agli attori, ma io ho avuto la fortuna di avere tre sessioni di lavoro, in cui nelle prime due abbiamo lavorato sul testo di Chekhov, l'originale, affiancati da una figura fondamentale che è stata per noi quella di Fausto Malcovati, che non solo ci ha aiutato a tradurre, ma ha fatto proprio da
traduttore e anzi da interprete metaforico tra noi e Chekhov, il suo mondo e la sua lingua, cercando proprio di spiegarci come quei personaggi nell'originale parlassero davvero. Per cui è stato un lavoro fatto proprio insieme di studio con gli attori, cioè spesso nei tempi teatrali non è contemplato questo tempo di studio proprio specifico sulla lingua, perché a un certo punto, infatti, io mi ricordo che nella prima settimana a metà prove gli attori mi hanno chiesto: ma ci fai vedere il testo che davvero andremo a fare? Perché noi lo sappiamo che non reciteremo proprio propriamente Chekhov. E io ho detto: sì, avete ragione, ma dovete fidarvi, avere pazienza, perché seppure sarà un altro testo, si originerà prepotentemente da Chekhov. E quindi abbiamo lavorato tanto sul testo originale, cercando di entrare proprio nel linguaggio dei personaggi. Ovviamente poi nella mia scrittura io osservavo anche nelle pause gli attori, come si muovevano, come respiravano, i loro ritmi, il loro modo di utilizzare la parola, influenzata da quella di Chekhov. Però, perché poi a un certo punto, quando lavori su un personaggio, anche nelle pause tu sei influenzato da quel personaggio, e ovviamente quando parli nel modo in cui sei solito parlare, però c'è qualcosa di quel personaggio che ti possiede, viene a dire così. E io li osservavo e cercavo di prendere, perché nella scrittura a me piace che la scrittura sia 3D, cioè che pensi anche al corpo, che sia molto fisica, cioè non può essere, il teatro è qualcosa che poi viene detto, e viene agito nel corpo, viene vissuto attraverso anche la relazione, l'energia, per cui per me era fondamentale che quella scrittura contemplasse anche quei corpi, perché è scritta proprio per quell'interprete specifico, che ovviamente ho scelto perché c'è qualcosa che nella mia interpretazione lo lega a quel dato personaggio. E beh, mi fermo perché potrei parlare veramente 6 ore di questo, ma potrebbe essere meno interessante per chi ascolta, ma rispetto al ritmo... Per ore a parlare di Chekhov, Liv. Sì. Però a questo punto io chiederei a Margherita: come parlano i personaggi di Chekhov e come si traduce la lingua dei personaggi di Chekhov, e perché a questo punto ti è venuto in mente di ritradurre il teatro di Chekhov per Petrinelli? Grazie. Ritradurre il teatro di Chekhov è stata una proposta di Feltrinelli che ho accolto. È stato un po' strano, perché io l'ho accolta con un entusiasmo e una gioia subitanea, e poi però io dentro di me avevo la risposta, cioè perché ero così contenta di farlo. Perché in realtà quando insegnavo, anche perché insegno la traduzione letteraria del russo, e quando parlavo agli studenti della lingua di Chekhov, soprattutto, ma anche nei racconti, ma soprattutto nel teatro, io non ero soddisfatta di come riuscì, cioè è una lingua talmente essenziale e talmente... ma non perché sia così sobria o asciutta, è essenziale rispetto a quello che deve dire, e l'interazione tra i personaggi è così veloce, cioè giustamente diceva Martinelli il ritmo, e io aggiungo al ritmo anche, credo che a Chekhov sarebbe molto piaciuto vedere le varie... varie realizzazioni, ma anche quella di Liv, arrivando, voglio dire, a 120 anni dalla sua morte, per la libertà con cui si possono muovere, per esempio, gli attori, e nello spettacolo di Liv che io ho visto, lo fanno bene, la libertà di unire alle parole questi movimenti che gli attori, Chekhov è andato avanti rispetto al suo tempo. Pensate come si dovevano la gestualità, i movimenti delle attrici e degli attori vestiti con gli abiti dell'epoca, una cosa che mi commuove sempre, perché non erano giusti per i personaggi che interpretavano, che hanno sempre una velocità e una gestualità molto, molto interessante. Comunque la lingua di Chekhov è una lingua nuova nella composizione delle frasi, nelle interazioni dei dialoghi, ma non è una lingua, come ha giustamente osservato Vladimir Nabokov, che io ho anche tradotto, per cui insomma ho un po' studiato la
tante difficoltà che pone Nabokov sono completamente diverse da quelle che pone Chekhov, perché Chekhov non ha inventato delle parole, non ha giocato con le parole, ha, come Nabokov diceva, scriveva come uno che va a una festa con gli abiti di tutti i giorni, cioè ha usato le parole di tutti i giorni, ma le ha associate, unite, inserite nel dialogo, spezzate quando il dialogo è proferito in una maniera tale che immediatamente, ma veramente immediatamente, il traduttore si sente mentre traduce come se salisse uno specchio davanti a lui, perché la lingua di Chekhov è veramente molto molto attuale, molto vicina alla realtà dei sentimenti, dei rapporti familiari, anche quando è un racconto, perché non vuole, il teatro è questo, ma anche nei racconti, anche nel famosissimo La signora col cagnolino, che tutti conosciamo, la lingua, non ci sono moltissimi dialoghi in quel racconto, c'è più introspezione e descrizione della natura e delle situazioni, però anche lì la lingua è veramente una lingua non ricercata, ma che punta all'essenziale della descrizione psicologica dei cambiamenti che avvengono nel personaggio, no? E quindi l'abilità di Chekhov è, secondo me, straordinaria, questo fatto di riuscire in poche parole, perché noi conosciamo così bene questi personaggi? In fondo Chekhov ha dedicato pochissime pagine a ciascun personaggio, pochissime battute anche nel teatro, no? Se ci pensate, perché noi conosciamo Arkadina? In fondo sono poche, se sommiamo le parole che proferisce o il suo fidanzato Trigorin, figura così discussa. Noi sì, Trigorin ha nel Gabbiano una tirata, nel Gabbiano originale, diciamo, poi anche in quello di Liv, ha dei momenti in cui parla a lungo, però comunque è incredibile come con queste poche parole noi siamo vicinissimi a questi personaggi, li capiamo e li distinguiamo dagli altri, perché ogni personaggio ha il suo modo di parlare, il suo modo di interagire con gli altri, e questo vale per il Gabbiano, ma anche per Tre Sorelle, per Giardino dei Ciliegi. E io quando ho tradotto Lo Zio Vania, per esempio, ho voluto, nella brevissima paragrafino di introduzione, ho voluto ricordare ai lettori quest'ultimo film giapponese che si chiama Drive My Car di Hamaguchi, mi sembra, in cui c'è un regista di Hiroshima, mi sembra, che deve portare in scena Zio Vania, deve scegliere gli attori, magari l'avete visto questo film, era al cinema 2 anni fa, deve scegliere gli attori un po' come ha fatto Liv, e fa varie sessioni per scegliere, a un certo punto per il personaggio di Sonia, sapete, no? Sonia, la nipote di Zio Vania, bla bla bla, si propone una ragazza sordomuta, diciamo con la sorpresa, vi ricordate, di tutti gli altri attori e candidati, e il regista la sceglie, no? E lei parlerà a gesti e avrà una voce, diciamo, fuori campo, diciamo un po' atona, anonima, che dice, ma... E la cosa che mi ha stupito, che effettivamente è per spiegare quanto abbiamo interiorizzato Chekhov e i suoi personaggi, diciamo, io ho vissuto tanto, però non è che ho potuto rileggere continuamente Chekhov, non è che uno nella vita, per quanto lo ami, lo rilegga in continuazione, eppure bastano quelle poche volte che tu lo hai letto per sapere chi hai di fianco, chi hai davanti con questi suoi personaggi.
e la difficoltà del traduttore, difficoltà tecnica grande del traduttore, è riprodurre questa essenzialità, questa non ricercatezza, questa non dendismo. Chekhov non è compiaciuto, non ha nessun compiacimento, è solo intelligente quando scrive. Quindi la difficoltà è non aggiungere niente, non trasformare le frasi colloquiali che ci sono in frasi colloquiali di tipo italiano, di modi di dire di tipo italiano, che poi magari fra 10 anni non si useranno più. Quindi cercare di riprodurre quella velocità, quella colloquialità, senza adattarla al nostro italiano, perché come traduttrice io nel tempo sto un pochino dichiarando guerra alle varie operazioni simpatia che si fanno sui classici, no? Per cui cercare di... Questa ci piace, operazione simpatia ci piace. Sì, per cui non so, i genitori, vi porto su un altro autore, perché i genitori del protagonista di Padri e Figli che dicono forse gli abbiamo rotto le scatole. No, cerchiamo, Turgenev non lo dice, l'autore che usa il russo più elegante che esista. Abbiamo il coraggio di scrivere, lo abbiamo annoiato. E dopo gli studenti di oggi si impareranno che c'è un altro modo per dire rompere le scatole. Invece molto spesso adesso editori, traduttori, così vanno un po' incontro ai gusti del pubblico. Operazione completamente diversa, opposta, è quella che ha fatto Liv, perché Liv ha portato nel mondo di oggi, se vogliamo chiamarlo mondo di oggi, se sappiamo cos'è il mondo di oggi, ha portato nel mondo di oggi questi dilemmi cecoviani, ma per farli capire meglio, per interpretarli, per spogliarli anche, se vogliamo, di certe cose che erano tipiche dell'epoca, risulterebbero adesso effettivamente, magari complicherebbero insomma la percezione di questi rapporti. E Liv è riuscito a scoprire certi nervi e quindi io ho apprezzato moltissimo il suo spettacolo, pur essendo un'operazione che porta nel mondo di oggi i crocevia cecoviani, però lo fa aggiungendo, io sono convinta, lo so che è molto infantile, ma lo dico, sono convinta che a Chekhov questa operazione sarebbe piaciuta, li avrebbe sentito liberati i suoi personaggi da certi paludamenti. Un gabbiano letterale adesso, secondo me, allora è meglio leggerlo nella mia fantastica traduzione piuttosto che basta, c'è questa autopromozione, passo la parola a Roberta. Ho una domanda in realtà per entrambi, ma mi piaceva fare un'osservazione adesso. Si diceva che il traduttore davanti a Chekhov si mette come davanti ad uno specchio, che è un po' quello che ci diceva ieri sera Tita quando gli è stato chiesto come ha iniziato a lavorare con questa marionetta molto particolare, un lavoro che sì, va visto assolutamente, e anche lei diceva che appunto aveva questo specchio davanti che le serviva, che poi piano piano se n'è andato. Quindi sì, che ha dovuto toglierlo, bella, perché poi questa cosa dello specchio. Ma in realtà, ripeto, io ho una domanda per entrambi, ma visto che si parlava di operazione simpatia, la curiosità che mi era venuta, perché ieri durante lo spettacolo a un certo punto l'attrice marionetta chiede il suggerimento di una battuta all'attrice in carne, e lei dà un suggerimento e l'attrice marionetta dice: ma che traduzione hai? E quindi stamattina, avendo questa occasione, la mia domanda, che un po' in realtà è venuta fuori, era proprio questa: come un traduttore che fa un lavoro, per me, apro una parentesi, credo che i traduttori in Italia non siano così giustamente
supportati e elogiati e riconosciuti come dovrebbe essere, perché fanno un lavoro che è, per me, io che non leggo in lingua originale, nessuna lingua originale, per me sono l'autore. Quindi, e qui da noi non è molto capito. Però ricordo, proprio su questa cosa di Operazione Simpatia, non so se magari si riferiva anche a questo prima, la discussione che nacque qualche anno fa quando ci fu la nuova traduzione per Einaudi di Anna Karenina, dove cambiò questo incipit che tutti conosciamo in una certa maniera, invece la traduttrice decise di fare questo lavoro e ci fu un po' di dibattito e di discussione. E quindi, appunto, mettendo insieme queste cose, traduttore che decide di fare una forzatura su un incipit che anche chi non ha letto Anna Karenina sa che inizia così, e ieri sera Chaika che chiede ma che traduzione mi stai dando, come un traduttore si pone di fronte a un'opera come questa, che è già stata tradotta, che viene tradotta adesso, e quindi mi chiedo, ci hai già un po' risposto, cioè, è quello, e quindi non dobbiamo mettergli parole in bocca per avvicinarlo ai giovani lettori di oggi, ma la domanda è, a questo punto, se la traduzione di questo Gabbiano avveniva 20 anni fa, sarebbe stata la stessa, quindi? Ma Oliviero, Margherita. Ok, ci sono traduzioni bellissime delle pièce, sono traduzioni di Ripellino che sono bellissime. Però bisogna anche calcolare che Ripellino traduceva quando c'erano meno strumenti per capire, non si conosceva molto se non si era dei lettori di letteratura russa compulsivi e non si aveva viaggiato, non si conoscevano molte cose della Russia, e quindi per esempio qualche frase addomesticata era anche giusta. E comunque quella di Ripellino è una traduzione bellissima. Ci sono traduzioni molto belle che non andrebbe, diciamo, che in generale diciamo che non alludevo alla questione Anna Karenina quando ho detto Operazione Simpatia. Dicevo che in generale si fa Operazione Simpatia di tutto quanto risulta difficile, invendibile. Io ho lavorato tanto anche in un ufficio stampa e c'è sempre editoriale, c'è sempre l'ossessione della promozione, no? E vedete che anche a me è scattata prima in automatico. Ma no, però allora io sì, potrei dire, ma io non traduco Chekhov, non ritraduco perché la traduzione di Ripellino era ottima, è vero, però è caduto il muro, ci sono gli spettacoli teatrali nuovi, ci sono film, quindi molte conoscenze del pubblico, anche del pubblico giovane, si sono ampliate moltissimo. Quindi vale la pena, anche pensando a registi come Liv, di dare, e di questo ho parlato anche con Fausto Malcovati al telefono, mi spiace, avremmo dovuto registrare quella telefonata perché era molto interessante, perché io gli dicevo, se io traduco, io traduco per un libro, per una cosa che deve diventare un libro, tra l'altro benemerite le collane come quella di Feltrinelli, che sono economiche, che hanno le note, che permettono, in Italia abbiamo delle case editrici che hanno veramente il concetto democratico del classico, che costa poco agli apparati critici, eccetera, e una di queste è Feltrinelli. Per quanto riguarda la considerazione dei traduttori, io trovo che dare a un traduttore l'opportunità di inserire una propria traduzione in una collana così è una bella cosa e io sono contenta. Con Malcovati dicevo, è importante che una traduzione di un testo teatrale classico che diventa un libro sia il più fedele possibile, in modo che registi che invece vogliono incidere, dare un'interpretazione, far saltar fuori delle verità, far emergere quel ritmo, e abbiano una base su cui lavorare che sia
totalmente affidabile. Se il traduttore di teatro si mette a sovrappone la propria interpretazione, allora il regista, il drammaturgo, non ha più uno strumento. Quindi, insomma, il senso di rifare una traduzione anche al cospetto di grandissime traduzioni. Io ho fatto la 14ª traduzione del Maestro Margherita nel 2011. Volevo spararmi perché dicevo: ma io che senso ho, che persona sono, perché sono qui, perché devo ritradurre un libro che è stato già tradotto 14 volte? Poi però ho trovato dei piccoli motivi per farlo. Del Maestro Margherita esistono traduzioni bellissime, anche la prima, però lì mancavano, nel 67, mancavano le due prime traduzioni, sono nel 67, mancavano proprio dei pezzi di testo, quindi lì c'è anche una ragione di integrazione dell'originale. Però ritradurre ha un senso, bisogna farlo con umiltà, la stessa umiltà che hai verso l'autore la devi avere verso i grandi traduttori, capire perché hanno fatto certe scelte. Io sono profondamente, mi sento profondamente debitrice ai grandi traduttori, un po' perché guardo come hanno scelto e magari mi ispiro, e poi perché comunque hanno fatto circolare questi testi. Quanto all'incipit di Anna Karenina, non è... Allora, Claudia Zonghetti è una traduttrice molto brava, molto prolifica, ha un mestiere eccezionale. Su Anna Karenina io ho delle perplessità, perché io sarei tolstoiana di formazione, non di religione, e lì c'è un equivoco che... quella traduzione, perché l'ambiente nobile e delle famiglie nobili russe, che è quello descritto eminentemente dal romanzo, è tradito dalla traduzione, perché dove i rapporti coniugali, marito e moglie, vengono designati sempre con il marito e la moglie, il marito e la moglie, nell'iniziativa della traduttrice spesso il marito e la moglie vengono in quella traduzione chiamati il signore e la signora. E questo, come se per esempio quando i servi parlano dei padroni, no? E questo sembra una sciocchezza, ma un forte tradimento di quel contesto sociale, che era un contesto sociale dove il servo era vicinissimo al padrone nobile e i rapporti affettivi erano mescolati, e non è un romanzo borghese francese in cui il cameriere si riferisce alla padrona dicendo la signora. Io ho notato questo in quella traduzione, ho pensato che ci sono tanti modi per tradire un originale e avvicinarlo a noi in questo modo. Tanto non è molto utile, perché socialmente c'è sempre una grande distanza tra chi ha un cameriere e chi non ce l'ha, quindi inutile abbassare di grado, non so come dire. Comunque i pericoli sono tanti, gli errori che si possono fare sono tanti. Un errore di cui ti accorgi dopo che la traduzione è pubblicata è un grande dramma per un traduttore. Anche perché la morte non risolve, perché il libro resta in giro anche dopo che il traduttore è morto, quindi grazie. Mentre i registi di teatro possono in qualche modo aggiustare replica dopo. Nicola, tu sei un cecoviano? Sono un grande cecoviano in rapporto ai racconti. Vorrei anche citare, anch'io cito un racconto lungo che è La Steppa, che credo sia uno dei testi più belli della letteratura russa di tutti i tempi. Cecoviano in rapporto alla pedagogia teatrale. Mi è capitato qualche volta di usare Chekhov nei laboratori che facciamo con i nostri allievi e credo che usare Chekhov sia un grande esercizio per gli attori o per gli attori principianti, perché i drammi di Chekhov sono una cosa strana, cioè sono... Se uno rilegge, dice, ma qua dove andiamo a parare? E dove vanno a parare i personaggi? Perché sono delle commedie di conversazione, alla fine, e non succede niente.
e i personaggi hanno una tavolozza emotiva enorme, per cui in una battuta ridono sgangheratamente, la battuta dopo piangono. E allora è ovvio che, come dire, Stanislavski e il famoso metodo Stanislavski, il famigerato metodo Stanislavski, sia nato sui testi di Čehov, perché in qualche modo l'attore deve andare a riempire quei vuoti che Čehov mette tra una battuta e l'altra, e addirittura all'interno delle battute dello stesso personaggio e tra un atto e l'altro, perché una cosa straordinaria dei testi di Čehov è che tra un atto e l'altro passa del tempo e i personaggi cambiano, e quindi l'attore deve interpretare quel cambiamento e deve cambiare con i personaggi. Quindi davvero credo che i testi teatrali di Čehov siano un esercizio strepitoso per qualunque attore. E piccolissima nota a quello che ha detto prima Liv, su questo discorso che la parola teatro è sempre corpo. Vabbè, loro sanno quanto li stressiamo su questo aspetto, e dico una cosa che potrebbe scandalizzare i traduttori e le traduttrici, e cioè: a teatro il testo sei il 20% del tutto e tanto, non perché il testo, non perché la parola, il testo non conti, ma perché poi se la parola non è incorporata a teatro, ecco, la traduzione che banalizzo, che sta bene in bocca, che può essere masticata, digerita e restituita sotto forma di corpo, che anche riempie quei vuoti, è quello che veramente, ma con qualunque autore di teatro, adesso cito Shakespeare perché in questo momento stiamo lavorando, ma anche i greci, cioè diventa veramente un ponte incredibile, perché intorno a quella parola ci puoi, intorno a una parola o anche al silenzio che le sta a fianco, puoi costruirci una scena e l'attore può costruirci una scena interiore, un corpo dentro a una parola o a un silenzio che sta a fianco a una parola. Sono usciti alcuni nomi, forse è il caso di ricordare Fausto Mantovani, che ha studiato tantissimo la letteratura, il teatro russo, Stanislavski. E Fausto Mantovani ha curato per un volume, adesso sono stati ripubblicati da Più Press, i quaderni di regia di Stanislavski, che sono una lettura imprescindibile per chiunque voglia occuparsi di teatro, perché è lì che nasce la regia contemporanea, come ha detto Nicola. L'altro fatto curioso, interessante, che continuo a sottolineare è che a Čehov quelle messe in scena di Stanislavski non convincevano fino in fondo, perché gli piaceva di più il vaudeville di cui parlava all'inizio Marco Martinelli. Io volevo chiedere una cosa a Liv: in che cosa hai tradito Čehov in Come tremano le cose riflesse nell'acqua? Me l'hanno già chiesta questa cosa e io ogni volta ci rifletto, ma se devo essere totalmente sincera, io credo di non aver tradito, cioè io mi sono discostato, ma entrando radicalmente e profondamente in quello che l'autore voleva raccontare, almeno dal mio punto di vista, tanto che seppure la parola si fa corpo, e giustamente veniva detto prima che la parola poi nel linguaggio teatrale è una delle componenti della scena, no? Non la principale, perché poi sono gli attori che incarnano, sono gli attori che in qualche maniera interpretano e vanno a riempire i vuoti, ma in realtà, a mio avviso, studiando approfonditamente Čehov, non ci sono tantissimi vuoti, cioè nell'apparente libertà di Čehov, nell'apparente anche interpretazione che poi noi dobbiamo dare, perché è vero che è una delle cose più interessanti, come veniva detto prima giustamente, è che passa del tempo ad esempio tra un atto e l'altro, no? E dobbiamo anche stare attenti a quanti giorni passano, a quante settimane, e poi passano 2 anni, dobbiamo andare proprio a ricercare gli indizi come fossimo quasi dei detective per capire davvero che cosa sta raccontando l'autore. Ma una volta che, cioè, ma è difficile rintracciare gli indizi, che ormai li sono anche noti, perché sappiamo tutti che tra il terzo e il quarto atto del Gabbiano passano 2 anni, cioè è una cosa che quasi viene trasmessa come informazione anche a chi quasi non l'ha letto quel testo, perché è talmente noto che per sentito dire, se fai una scuola di teatro, un corso di teatro, ti arriva questa informazione. Però se non fossimo totalmente avulsi da Čehov, dovremmo essere molto attenti a certi dettagli. Allo stesso tempo quei dettagli non sono, come dire,
interpretabili, perché sono molto precisi. Cioè Chekhov secondo me non lascia così tanto spazio, cioè è molto chiaro, è molto preciso, è molto netto, dopodiché noi possiamo andare a coprire e a dare dei corpi a quel personaggio, perché il personaggio senza il corpo dell'attore non esiste, è qualcosa di letterario, no? Però è preciso, cioè è come se fosse un gioco di filologia, di ricerca filologica, cioè non c'è tanta improvvisazione, tanto margine in realtà, proprio in questa sua libertà. E rispetto al ritmo di cui si parlava all'inizio, che poi alla fine io non ho risposto perché mi sono dilungato in altro, questo ritmo, questa parola che spesso ha anche delle pause per le quali Chekhov è anche diventato noto, no? Cioè, spesso c'è una resa scenica di Chekhov con molte pause, con molti silenzi, con anche un'atmosfera che è rallentata per certi versi, e che, come si diceva, a Chekhov forse non piaceva fino in fondo, perché ricercava un ritmo diverso, un ritmo quasi da vaudeville, tant'è che lui continua a scrivere che è una commedia in quattro atti, Il Gabbiano, e anche di altri testi che scrive, in qualche modo lui vuole scrivere che è una commedia, e quindi dà l'indicazione di un ritmo, dà l'indicazione anche di un esito, perché spesso le battute sono scritte quasi sono delle curve a gomito. Faccio un'operazione di simpatia io dicendo questa cosa, cioè delle curve a gomito. Per esempio, l'Arcadina, quando c'è tutta la scena madre del terzo atto con Trigorin, che la famosa scena mio, 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 rimani, 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 e lui a un certo punto dice sì, rimani, e lei fa ah, rimani, ma se vuoi resta, e resta una settimana. Cioè, sono delle battute che sono scritte esattamente in quel modo. Dopodiché, noi possiamo anche decidere di non volere quel risultato comico, perché non vogliamo la risata in quel punto, ma stiamo tradendo l'autore. Cioè, io personalmente non credo di averlo tradito, ma non perché non volessi, ma perché sono stato molto a contatto con un'analisi, chiaramente del testo, che è soggettiva e che è un'interpretazione mia, ma molto a contatto con le sue parole e col suo mondo. E un altro aspetto della traduzione e dell'utilità dei traduttori, di rifare la traduzione oggi, non è solo quella che abbiamo visto nelle traduzioni di Margherita, che sono bellissime, io le ho lette poco fa e insomma devo dire sono entusiasta delle sue traduzioni, ma c'è un'altra operazione che il traduttore può fare, cioè essere tramite per il regista. Perché un conto è leggere una traduzione già fatta, che è lì e che chiaramente ti dà uno strumento di valore assoluto, ma tu non puoi interrogare il traduttore, perché il traduttore non è lì, e quindi non puoi chiedere delle delucidazioni, cioè ad esempio dire ma qui il personaggio, però questa parola qui, qual è la sfumatura? Cioè il russo effettivamente com'è? Com'è la forma sintattica? Com'è questo pensiero? Si dice che Masha abbia un linguaggio spezzato, che è molto diretto, che scaglia delle parole, ma il russo come è? Perché il russo è anche, da quello che io capisco, più contratto dell'italiano. Allora, come si può rendere questa forma che ha nella struttura linguistica italiana non c'è in italiano? Cioè, interrogare il traduttore, averlo lì presente, pensare sempre ad un tempo in cui il regista che va a fare un'operazione su una lingua che non è la sua chiede un supporto di traduzione. Avere il traduttore lì in sala, prima nel periodo di studio e poi con gli attori, perché poi hanno bisogno anche gli attori di fare queste domande e di andare anche alla fonte originaria. Quindi un'altra possibilità della traduzione è una traduzione non finalizzata alla pubblicazione, ma alla recitazione, ma alla scena. E questa recitazione è libera all'interpretazione degli attori, ma allo stesso tempo molto precisa, cioè ti muovi in un range, non ti muovi in un campo larghissimo. Ho fatto una ringa, adesso spero che la giuria mi dia ragione. Carica, se volete capire l'arricchimento che può dare un regista a un traduttore, c'è stato il lavoro straordinario di Agostino Lombardo con Schreller sulla Tempesta, ed è una lezione di traduzione e di teatro straordinaria. Io ero curiosa di sapere dai nostri tre spettatori professionisti, e rubo il titolo a Stefano Romagnoli che ci sta guardando e ne approfitto anche per salutarlo, che cosa vi aspettate quando andate a vedere Chekhov? Dite, stasera vado a vedere Chekhov. Oh, finalmente! Che cosa vi aspettate quando vi sedete in platea? Marco Martinelli. Parto dicendo che io quest'anno ho avuto la fortuna di vedere tre spettacoli, proprio sempre del Gabbiano, quindi Leonardo Lidi, Liv e Iacobelli, no? Però va Iacobelli. Cosa mi aspetto? Io devo dire, forse sono fuori luogo, però mi aspetto di ridere anche in certi momenti, no? Con Chekhov. È una cosa che, voglio dire, negli ultimi
due, tranne gli altri, ma è un discorso a parte, cioè credo che questi tre spettacoli abbiano preso la materia di Chekhov e l'abbiano elaborata. Nei miei termini, Liv ne ha fatto uno spettacolo, come dire, di ritmo, di comicità, ha impuntato al rapporto madre-figlio, Belova Jacobelli nel rapporto vecchiaia-giovinezza, ci sono delle scene dove c'è l'attrice con questo viso giovane e il pupazzo con le rughe, che sono veramente molto commoventi, molto belle proprio per questo accostamento e per questa storia del teatro. Leonardo Vidi, secondo me, ha dato una visione corale, forse corale, non so, c'era anche un cane in scena che era il cane dell'attrice, che era molto buffa questa cosa, insomma. Ecco, forse mettendo insieme tutti questi pezzi mi sembra che non sia stato tradito Chekhov da tutti, perché ne hanno preso forse una visione, qualcosa, e forse quello che io mi aspetto quando che faccia un regista, cioè mette in scena qualcosa degli inizi del Novecento e cambia qualcosa rispetto, non dico ad una contestualizzazione, ma quantomeno ci fa vedere una luce diversa di quel testo, perché credo che sia così per me, insomma. Roberta? Allora, premesso che io, al contrario di Marco, non ho visto moltissimo Chekhov a teatro, ma in realtà quello che ho visto era, mi sono approcciata a queste messe in scena con l'idea di vedere se quello che era Chekhov per me, da piccola, cioè il giardino dei ciliegi visto in televisione... Quello di Strehler, esatto, con Valentina Cortese. Ho guardato con gli occhi da piccola e dicevo, vabbè. Poi ho riguardato dei pezzi un po' più grandi, proprio per vedere se riuscivo a smontare un po' quella cosa che era per me, quella è una roba che io capirò mai, troppo alta per me. E devo dire che quello che ho visto, che poi era il giardino fatto da Serra qualche anno fa, in triennale, sono riuscita a beccarlo poco prima del Covid, e lo spettacolo di ieri sera mi hanno detto no, c'è molta luce in Chekhov, e quindi, come dice Marco, posso anche aspettarmi di poter, se non proprio ridere, sorridere di quello che sto vedendo, al contrario di quello che invece erano i miei occhi di piccola che vedeva questa cosa, e dicevo, non è una cosa per me. Per cui sì. Lorenzo? Ma quello che mi aspetto quando vado a vedere Chekhov è l'umanità, cioè la profondità dell'umanità che Chekhov riesce a scrivere e a descrivere in una maniera così profonda, così fine anche delle volte. Proprio è il vedere, insomma, siamo un po' tutti i personaggi di Chekhov. Credo che uno spettatore, quando vede uno spettacolo di Chekhov, possa riconoscersi o riconoscere delle parti di se stesso in, a volte anche più di un personaggio, perché sono veramente profondamente umani i personaggi di Chekhov, secondo me. Volevo, se posso, sottolineare quella cosa che ha detto Liv della curva a gomito, che mi sembra una idea molto pertinente e quindi mi fa ritrattare giustamente quella parola vuoto che ho detto prima, perché in realtà effettivamente questa idea della curva a gomito è molto giusta, perché appunto come si passa dal pianto al riso, da una battuta a un'altra che sembra contraddire quella precedente, attraverso una strada in realtà stretta, ma il problema è come fare la curva per non deragliare, e questa idea della curva a gomito mi sembra davvero molto, molto giusta, e la volevo segnalare. E Niki, invece, come attrice, cosa vuol dire mettere in scena Chekhov, e qual è l'immaginazione che si ha dei personaggi di Chekhov? Allora, io non ho mai avuto la fortuna di interpretare Chekhov se non in un laboratorio molto bello che, ero molto giovane, feci con Lorenzo Salvetti. Quindi, come dire, la regia e anche il formatore di tanti attori, attrici all'Accademia Silvio D'Amico, eccetera. E ricordo perfettamente, adesso altro che curva gomito, vado io con delle parole, con un'operazione simpatia, ricordo che scelsi un pezzo di Mascia, Tre Sorelle, stiamo parlando di Tre Sorelle, scelsi un pezzo, ci attribuì lui un pezzetto di Mascia,
ci fece provare a dirlo e poi mi mise in mano un pezzo di cantinella, cioè un pezzo di legno, di quelli che si usano a teatro lunghi lunghi per appenderci i proiettori, ma che così hai tutti questi scartini, e un trapano, e mi disse adesso rifai questo pezzo intanto che lavori, cioè intanto che infili una vite dentro a questo pezzo di legno, che è un esercizio in realtà abbastanza classico della formazione, cioè serve a distogliere l'attore, l'attrice da se stessa e farla stare dentro un'azione, a proposito del corpo e di quello che dicevo prima, e quindi a togliere anche, specialmente quando si è giovani, ma anche dopo, quel paludamento che tu metti sopra alle parole, sopra all'azione, che non c'entra niente né con Chekhov né con quello che devi fare, ma che ti porti su di te perché ti guardi da fuori, perché ti giudichi, non si capisce, o per narcisismo a seconda dei momenti, diciamo. Quindi ecco, questo in quel cammino, in quel percorso che era formativo e non performativo, avevo 20 anni, questa cosa qua veramente mi parlò tanto di Chekhov. E uno dei miei testi, io ho visto svariate volte Il Gabbiano in diverse versioni, ho visto svariate volte Il Giardino dei Ciliegi, ma uno dei miei testi, non so perché, preferiti in assoluto è Zio Vania, e devo dire che lì, per esempio, questa cosa dei salti, delle piccole cose che diventano enormi, penso che sarebbe la cosa che mi farebbe più gioire. Lancio un appello se qualcuno vuole fare questo. Gli manca un pezzettino, anche una parte proprio, la grande gioia sarebbe veramente quella là, perché insomma c'è una grande bellezza in questo, in questa semplicità spessa, densa, ecco. Allora, intanto sono molto contento perché abbiamo citato tante regie cecoviane degli ultimi anni, quelle di Vivi, quelle di Serra, ci aggiungo Carmelo Lipici. Non abbiamo citato non tre sorelle che ha portato in scena Enrico Baraldi con il Keter 452 e tre attrici che arrivano dall'Ucraina. Su questo ci sono tante, tante cose da dire, nel senso che intanto c'è una diffidenza da parte degli ucraini nei confronti della cultura russa, anche se poi Chekhov da che parte stava mi sembra anche abbastanza chiaro, e in questo spettacolo ci sono proprio tutti i problemi, i dilemmi che hanno queste tre giovani interprete quando devono mettere in scena un autore che è considerato simbolo di una cultura che le sta schiacciando. Si è parlato anche un po' dei racconti di Chekhov, una cosa che mi ha molto colpito, l'ho già citata credo in un'altra puntata del Caffè di Bolzano, è che una delle ultime lettere di Andrei Navalny, quando è imprigionato nel gulag russi di Putin, dice: io sono dostoevskiano, non pensavo di essere cecoviano, e ho letto il racconto di Chekhov nel burrone e ho capito tantissime cose della situazione in cui sono. Quindi Chekhov ha questo lato, diciamo, vaudeville a cui accennava Marco Martinelli e che è emerso in tantissime messe in scena, soprattutto anche di compagnie dell'est. C'era, mi ricordo, di Chekhov del Catona, la compagnia ungherese, che erano straordinariamente ritmati, straordinariamente divertenti, ma anche la capacità dietro a questa leggerezza di andare a fondo anche nelle situazioni tragiche dell'esistenza umana, ma è anche della politica in tanti modi. Quindi credo che questo abbia anche a che vedere col fatto che Chekhov oggi continua in qualche modo a parlarci. Assolutamente, infatti io sono molto contenta di avere l'opportunità di avere qui tre spettatori assidui, lo zoccolo duro, come siete stati definiti. Si sono autodefiniti, credo, peggio ancora. No, è tutta colpa mia. È tutta colpa mia perché non so fare il brand. Me l'hanno anche detto, bisogna trovargli un nome, però... Chekhov ieri ha chiuso anche la stagione del teatro dell'Argine, dell'IPC, e io volevo chiedere agli spettatori se ha un significato simbolico l'ultimo spettacolo di una stagione con Chekhov, e poi chiedere
a voi due che la stagione la organizzate, la programmate, se è stata pensata, è stata scelta e se ha appunto un significato simbolico anche per voi. Lorenzo, stavo, facciamo il giro. Esatto. Oddio, non lo so, perché la chiusura di una stagione di un teatro al quale si è affezionati è sempre un momento particolare, sì. Nel senso che ha quel sapore dolce, amaro di una cosa bella che finisce, che però sai che ricomincerà. Basta aspettare un'estate e ricominciare. Colgo l'occasione per dire che abbiamo una grande fortuna, noi che siamo qua a San Lazzaro, perché veramente loro, come dicevi, scelgono gli spettacoli e organizzano la stagione, ci portano delle cose sempre veramente belle e meravigliose. E finire la stagione con lo spettacolo di ieri e con questa grande poesia che si porta allo spettacolo di ieri è proprio il più bel modo di dirsi arrivederci. Sì, confermo. Gli ultimi due anni, Nicola e Namiki lo sanno perché l'ho già detto mille volte, gli ultimi due anni le stagioni di questo teatro sono state per me meravigliose. Il teatro lo vediamo sempre più pieno di spettatori e questa è la cosa che ci piace, perché siamo usciti, forse non so se siamo ancora usciti del tutto, ma insomma, diciamo che siamo usciti da un periodo che sappiamo benissimo qual è stato e quindi veramente ti si riempie il cuore. E vedere un teatro pieno che guarda degli spettacoli belli, ricchi, nuovi anche, dirompenti, non facili, è ancora più bello per noi che siamo spettatori e quindi immagino che anche per loro il cuore si sia un po' ingrandito in questi ultimi due anni. Finire con lo spettacolo come quello che è stato Chaika ieri sera per me è stata, come dice Lorenzo, è triste. Quando ieri sera Nicola ci ha chiesto di farci un applauso a noi spettatori mi è scesa un po' la lacrimuccia. Però sono andata a casa contenta perché abbiamo visto uno spettacolo che aveva questa neve, questa poesia, questi tagli di luce, queste invenzioni anche fatte con niente, perché era veramente uno spettacolo tra virgolette povero su quel po' che aveva lì, ma che lei è riuscita a farci vedere dei mondi, più di uno, per cui veramente lo spettacolo giusto per chiudere e dirsi arrivederci a settembre. Marco Martinelli, dopo tutta questa melassa di qualcosa di bellissimo. Per favore, Marco, dai. No, io dico solo, cioè, la caratterizzazione di quest'anno, così faccio un po' di promozione alla Miki che non è capace di fare promozione, come ha detto, è che in parte credo che il cartellone sia puntato sulla capacità attoriale e quindi chiudere con uno spettacolo, e più diciamo attoriale e meno regia, per quello che è il mio modo di vedere, credo che tu abbia partecipato molto alla scelta degli spettacoli, giusto, sì. Quest'anno forse, sì. Esatto, e chiudere con uno spettacolo puntato su attore, marionetta, insomma direi che è stata, in più aggiungo, con il tango su una cosa russa. Beh, insomma, devo dire che il tango cileno su una cosa russa è proprio scosso, mi ha commosso ancora di più perché c'è questa. Quindi mi è piaciuto molto come chiusura in questo senso. Oltretutto, per quello che so io, perché io sono due anni che ho l'abbonamento, gli altri ogni tanto, uno dei primi spettacoli con i sovratitoli, se non sbaglio. Ogni tanto succede. E anche sentire cieco in spagnolo, insomma, non è, ecco, anche questa è una cosa, esatto, è una cosa interessante, perché si citava prima il film Drive My Car, credo che fosse il titolo. Beh, a proposito di traduttori, lì lui mette in scena lingue diverse, cioè recitano in lingua diversa e l'ultima scena è un'attrice sordomuta. Quindi ecco, ci sono queste cose. Posso aggiungere che quando c'è la scena del provino, io ho pianto. Ah, sì, sono incredibile. Mi sono messo a piangere. È straordinario. Quindi bisogna superarsi ancora di più. Tolgo io la melassa allora. No, tolgo io la melassa nel senso che è stato del tutto casuale avere Chaika come ultimo spettacolo
perché girando loro tutto il mondo, veramente con quel lavoro lì, erano nei nostri paraggi, ovvero in Italia, solamente lì. Noi di solito concludiamo la stagione a marzo, mai ad aprile. Finire ad aprile è stato un piccolo prolungamento che abbiamo fatto pur di averle. Si può anche dire che settimana prossima sono a Milano al Teatro Franco Parenti con... con di nuovo Chaika e Loco, che è l'altro, il secondo spettacolo che loro hanno fatto, a partire da Memorie di un pazzo di Dostoevskij, e dove, udite udite, la grande maestria è veramente sul fatto che c'è una marionetta ibrida, ma la gestiscono due attrici contemporaneamente, cioè il corpo della marionetta è dato da due corpi, per cui uno ha la gamba sinistra e l'altro la gamba, cioè, ecco, non dico niente perché non voglio rovinare niente, però andrebbe visto. Purtroppo a Litici non ci sta, quindi è inutile che ci chiediate di programmare. No, la cosa, scendendo nel concreto, ovviamente sono molto contenta che sia andata bene. Noi siamo in tre, cioè io, oltre a me, Nicola Bonazzi, c'è anche Andrea Paolucci, quindi, ma tutto l'argine contribuisce. Chiunque vada a vedere uno spettacolo e dica guarda quella cosa lì, guardiamocela, quindi è una stagione che viene fatta anche, tra virgolette, collettivamente, insomma non c'è un direttore che sceglie le cose, e allo stesso tempo negli ultimi due anni sì, siamo stati un pochino di più io e Nicola, diciamo, su questo, ma la scelta non è tanto, magari fosse una scelta così libera da dire quest'anno più regia, questa Litici Teatro è un teatro che ha un meraviglioso pubblico, è diventato fulcro di una comunità, ma ha enormi limiti strutturali, architettonici e anche di risorse, si può dire, lo diciamo. E questo però noi non ci abbattiamo, tre quarti degli spettacoli che vorremmo fare non ci stanno, o in altezza o per altre ragioni, però andando a frugare, forse complice la lunga pausa forzata Covid che tutti noi abbiamo avuto, subito e anche sofferto parecchio, ci sono tanti spettacoli adesso da cui pescare, cioè è stata prodotta tanta roba che non ha girato, e quindi se uno non è proprio affezionato ad avere solo le primizie e le novità, può comporre qualche cosa che personalmente, anche laddove in una stagione non hai tutto, non tutto è quello che tu ameresti avere, perché ameresti cose che non puoi avere e viceversa, però credo che anche l'alternanza degli stili, dei sapori, sempre del contemporaneo, perché quello che poi noi ospitiamo è teatro di nuova drammaturgia fondamentalmente, e se ci sono i Chekhov ci sono spesso e volentieri appunto in questa in questa forma del contemporaneo, o per la regia o per la reinterpretazione. Nello spettacolo di ieri sera, è vero, è uno spettacolo dove l'attrice è la competenza, ma lì c'è tantissima regia, certo, è un'attrice, certo, regista, certo, e autrice, sì, di se stessa, certo, nel, sì, momento, sì, in cui la, per esempio, beh, no, sì, è, sì, 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 è in una forma strana e peculiare. Se posso aggiungere velocissimo, Marco parlava della capacità attoriale, secondo lui era una stagione puntata sulla capacità attoriale, mi viene da dire anche in rapporto a quello che ha appena detto Micaela, che sono comunque tutte stagioni centrate sulla capacità spettatoriale, non perché vogliamo mettere alla prova gli spettatori, ma perché gli spettatori, come dice Michele, non sono puri e semplici spettatori, ma fanno parte di una comunità che in qualche modo agisce anche sull'idea della stagione, che deve entrare in un corpo complesso fatto di tante altre parti, quindi non è semplicemente tirare su e giù il sipario, insomma, ma realizzare qualche cosa che stia dentro questa idea di comunità, e dove l'ITC vuole essere un po' il cuore pulsante di una serie di idee da tenere in un campo largo. E comunque li abbiamo sfidati parecchio in questi anni. Comunque, no, se posso dirlo, voglio dire, ci siete riusciti. Dopo 30 anni, cioè era anche un po' di una 30 anni, esatto, no? Questa era la cosa cattiva, con 30 anni cioè, finalmente l'abbiamo detta un po' cattiva. È una cosa che abbiamo notato anche io e Oliviero, che
mi permetto di dire, siamo entrati in questa famiglia allargata e siamo veramente circondati da uno zoccolo duro di spettatori che in questi due anni, tra l'altro, si è allargato. Andrea scrive nella chat melassa, melassa, quindi basta. È arrivata una domanda da casa. È arrivata una domanda che giro a Margherita, molto interessante perché può interessare anche altre persone. Lucia chiede, quale possa essere un testo cecoviano adatto agli adolescenti? Margherita, ti ho già risposto in chat privata, ma se lo puoi ripetere, raccontarci un attimo. No, l'ho fatto perché non sapevo se avremmo avuto tempo. Allora, io direi senz'altro racconto La fidanzata, che è l'ultimo racconto di Chekhov. Lo scherzo, che è quello famoso della ragazza che va in slittino, ha una paura tremenda e il suo compagno di slittino le dice ti amo, ma lei non è mai sicura di aver sentito bene perché intanto ha paura della velocità che ha preso lo slittino. E questo è un racconto facile, molto carino e anche molto cecoviano, se vogliamo, perché poi alla fine i due avranno due esistenze separate, ricorderanno questa. La fidanzata è bellissimo, è anche molto istruttivo, è anche molto femminista, è anche, diciamo, aperto sul futuro, quindi sicuramente, secondo me, per le persone giovani. E poi direi senz'altro Lo zio Vani, Bella Steppa, che è già stata nominata, sicuramente un bel racconto di forma anche per la formazione, e Zio Vania per l'ecologismo. Secondo me i ragazzi, Zio Vania con lo dottor Astrov che parla dei boschi, degli uccelli, delle varietà di animali, del fatto che nonostante la gente non sa prendersi cura della terra perché abbattono gli alberi invece di raccogliere la torba, e come tutto spiegato bene con un linguaggio così appassionato e questa professione di medico anche così ben difesa, anche se sempre i medici di Chekhov era medico, no? Sempre i medici, personaggi medico, raccontano di quanto lavorano, di quanto si sacrificano, di quanto soffrono se il paziente si ammala. Possono non essere sempre cose allegre, però sono sicuramente di ispirazione, se vogliamo, per i ragazzi. Sulla comicità, poi, io credo che è verissimo che c'è comicità anche nel puro testo non messo in scena. Io devo dire che però quando ho visto le cose messe in scena di Chekhov mi è piaciuto che i registi sapessero tirare fuori il momento comico, perché c'è, e molti, anche proprio lo stesso Ripellino nella prefazione di Zio Vania ha messo un po' in ridicolo il personaggio di Zio Vania, che secondo me invece ha degli aspetti costruttivi, per cui secondo me Zio Vania pure per gli adolescenti è bello. Grazie. E Liv invece? Liv? Microfono. No, dicevo, lo scrivevo anche io, pensavo allo scherzetto, anche perché ci ho lavorato con un gruppo di adolescenti ed è stato molto prolifico. Cioè, in realtà erano ragazzi della scuola media, in realtà, forse quindi un po' più piccoli, ed è stato molto bello. E in realtà mi viene in mente anche Le tre sorelle, perché c'è tutto un pensiero al passato, ma una filosofia esistenziale che secondo me è ancora molto attuale oggi. Cioè, ci sono è vero che per certi versi sono anche dei leitmotiv melanconici, ma che non so perché, ma mi incuriosirebbe vedere come reagiscono lo proporrò presto a dei ragazzi giovani questo testo, perché ci sono dei personaggi che hanno praticamente la loro età, cioè sono molto giovani, e quindi mi incuriosisce vedere cosa certi temi, certe frasi, certe parole, come possono reagire dette da dei ragazzi, anche in lettura, poi insomma può essere interessante. Liv, ma se qualcuno ha perso Come tremano le cose riflesse nell'acqua a Milano, dove lo può venire a vedere? In realtà questo è un grande tema, perché gli spettacoli fanno poi fatica a girare, ad essere ripresi, nel senso che sì, io spero che nei prossimi anni venga ripreso lì al Piccolo, però non è prevista una tournée, mio malgrado. Ah, okay. Stai già lavorando a qualcos'altro, sempre Chekhov?
Adesso io sto lavorando, in realtà sto facendo un esperimento strano che prende il via dalla Morte a Venezia di Thomas Mann, con in scena me e Alice Raffaelli, che è una danzatrice, quindi parole e danza è tutta un'altra cosa, è uno spettacolo più performativo che prende proprio dalla letteratura, ed è così un esperimento che per adesso mi sta abbastanza portando via, diciamo, fatiche. Vediamo se riesco a trarne qualcosa di buono. Qui io siamo già debutterà a luglio. La faccia golosa degli spettatori professionisti del Teatro dell'Argine a questa Morte a Venezia inedita. Bene, Oliviero, è passata un'ora e un quarto, cioè oggi è, il tempo è volato, e io quindi inizierei a ringraziare i nostri ospiti. Grazie Margherita Crepax, grazie Liv Ferracchiati per essere state con noi. E ringrazio anche ovviamente prima di tutto il Teatro dell'Argine per Melassa, per averci ospitato grazie a voi questi mesi, grazie, e anche grazie ad Andrea Paolucci per la regia, che non si vede. Adesso dobbiamo fare uno scoop dopo. Dobbiamo fare uno scoop, ok? Ne approfitto ancora per ringraziare Lorenzo Cavrini, Roberta Parrella e Marco Martinelli, grazie, i nostri spettatori professionisti dello Zoccolo Duro del Teatro dell'Argine. Grazie a Nicola Bonazzi e grazie a Michaela Casalboni. Oliviero, tu settimana prossima sei sempre in giro, vai ad occupare un teatro. Da settimana prossima vado a occupare un teatro, ragazzi, preparatevi. Alle 11 di domenica 15 occuperò un teatro. Ecco, da solo. Però io volevo fare chiudere questa puntata. Quindi è una performance in realtà. Esattamente sì. Volevo chiudere questa puntata del Caffè di Bolzano con uno scoop, perché da casa ci chiedono: ma le paste che si vedono sono vere o sono finte? Perché nessuno le mangia. Le domande esistenziali del Caffè di Bolzano. No, è come miseria nobiltà. Cioè, tutti vorremmo, ma nessuno vuol sembrare allora, quello che inizia. Vorrei chiedere a Nicola, che è stato nominato goloso numero uno di questa, sì, di questa troupe, di assaggiare uno di questi pasticcini a sua scelta. Vediamo, okay, se su sono veri. No, io bisogna vedere che lo mangia per davvero. Grazie mille, Nicola. A settimana prossima. Ciao, grazie. Ciao, grazie Margherita. Grazie. Grazie. Ciao, grazie. Ciao.